Buon mercoledì, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone per questo turno infrasettimanale di campionato che ha visto alcune note liete, tante purtroppo non liete per quanto riguarda le formazioni abruzzesi. Ne parleremo questa sera, ci sono anche parecchi episodi da moviola da rivedere che purtroppo hanno condizionato le squadre di casa nostra e non è la prima volta. Se ci state seguendo, se siete degli aficionados, non è che non avete uno specchio davanti alla televisione, abbiamo solo cambiato lo studio, abbiamo preso un'altra ala del nostro studio per l'Abruzzo del pallone. Tra poco vedremo anche il totale per fare in modo da presentare anche i nostri ospiti che ringrazio. Innanzitutto in redazione saluto, è tornato dal Galileo Mancini di Castelfidardo il nostro Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao a tutti e buonasera. È terminato il primo tempo della Supercoppa a Jeddah, 0-0. Sì, esatto. Tra Juventus e Milan. Va bene, parleremo questa sera fino alle 21 come di consueto al 392-6237-060 qualora vogliate scriverci. Vedremo i servizi delle gare di casa nostra insieme a Aldo Fattore, che ritrovo con piacere. Buon anno Aldo. Buonasera, buon anno anche a te, grazie per avermi invitato. Sempre un piacere averti al nostro studio. Con un po' di rammarico lo ritroviamo, perché insomma oggi la beffa finale per il Pineto contro il Forlì. Direttore generale del Pineto Roberto Giammarino, ciao direttore. Buonasera a tutti. Vediamo i risultati con l'ausilio della grafica di questa che era la giornata numero 22, la numero 3 del girone di ritorno. Il Campobasso, partita iniziata alle 14, che ha vinto 2-0 contro il Sant'Arcangelo, la vittoria netta dell'Avezzano sul campo del Castelfidardo 0-3, poi la sconfitta in casa del Giulianova sulla San Maurese, peraltro squadra e staff tecnico contestati dopo la sconfitta al Fadini per 1-0, gol di Pieri. Isernia Recanatese 0-0, il Francavilla perde a Monte San Giusto contro il Monte Giorgio 1-0, gol di Terrenzio, acuisce ancora di più anche in questo caso una crisi del Francavilla che aveva perso sabato contro il Campobasso, anche se la vittoria dei molisani è ancora subiudice per l'errore tecnico dell'espulsione di Nazzari, che oggi ha potuto giocare. Però insomma, comunque i risultati in questo momento non sono positivi per la formazione giallorossa. Il Notaresco vince contro l'Agnonese 1-0, gol di Bontà alla fine. Savignanese Jesina 1-0, cade di nuovo la Vastese contro la San Giustese, stavolta in casa dopo il capitombolo di San Mauro Pascoli di domenica. Probabilmente la partita che vi sto per leggere, Cesena Matelica 2-1, è il turning point che fa svoltare il campionato. Purtroppo siamo al 16 gennaio e dobbiamo dire che il campionato praticamente è un affare solo del Cesena, che vince 2-1, Matelica peraltro ridotto in 10, che aveva trovato la parità ma che poi nel secondo tempo ha subito il 2-1. Pineto Forlì 1-2. Vediamo la classifica dopo 22 giornate di campionato, ricordandovi che, come vedete dagli asterischi, ci sono tante squadre che devono ancora recuperare i propri impegni che sono stati rinviati nelle settimane precedenti. Comunque Cesena 50 punti, Matelica 40, il Notaresco addirittura sale a meno 1 dal Matelica, che però ha una partita in meno, proprio quella contro il Pineto, che dovrà essere recuperata il prossimo 23, se non erro, vero direttore, il 23 gennaio. 37 punti per la San Giustese, 34 per la Recanatese, 33 per il Pineto, anche il Pineto una gara in meno, 32 punti per il Monte Giorgio, 31 per la coppia Francavilla-San Maurese, 28 per la Savignanese, 27 punti per il Campobasso, 26 per Lavastese, 25 per il Giulianova, 23 punti per Forlì e Jesina, 21 punti per Avezzano e Sant'Arcangelo, 19 per l'Isernia, 17 per l'Agnonese, 13 per il Castelfidardo. Aldo, dicevo, probabilmente campionato terminato qua per quanto riguarda il primo posto? Ma il campionato, a parte che è terminato, ma io già ebbi modo di dirti in passato che col fatto del Cesena in questo girone il campionato praticamente era da ritenere concluso, tant'è che se io fossi stato presidente di una squadra di questo avrei messo tutti i ragazzi e avrei risparmiato un po' di soldi, perché l'anomalia è proprio mettere queste squadre che sono fallite in gironi come questo, in cui i playoff non servono a niente, il primo già si sa, e quindi onestamente, per esempio, io fossi stato il presidente del Pineto
Io avrei fatto una squadra tutta di ragazzi e avrei risparmiato un sacco di soldi. Molto probabilmente ragiono male io, però onestamente sta succedendo la stessa cosa giù nel girone col Bari. Sì. Sono, purtroppo invece, ecco, per rendere questo campionato bello avrebbero dovuto fare in maniera che le seconde di ogni girone si potessero giocare veramente una promozione. Certo. Allora le nove, invece in questa maniera praticamente il campionato comincia ed è già finito. Perché sì, sì. Ti invito all'inizio, quando abbiamo visto il Cesena qui, che cosa abbiamo pensato tutti? Il campionato del Cesena. Il campionato del Cesena, e questo sta succedendo. Purtroppo le regole. Ecco, per esempio un Lanciano può anche darsi che io non viene iscritto, parte la prima categoria, il Cesena fallisce, però interviene qualcuno e con i soldi e parte, cioè per me questo è un campionato, in Italia è il campionato della non regola, secondo il mio punto di vista. Tanto saluti da Cesena, grazie. Forse il risultato di oggi può essere decisivo, vorrei rendere merito alle squadre come il Matelica che hanno fatto di tutto per metterci in difficoltà, continua addirittura, quindi grazie all'amico da casa che addirittura ci dice che non è finita qua. Tra queste vorrei ricordare San Nicolò Notaresco, San Giustese, Recanatese, Pineto, Real Giulianova, Avezzano, Forlì e Campobasso che hanno sfoderato grandissime prestazioni contro di noi e il direttore Gianmarino se lo ricorda bene perché ha contro il Cesena il Pineto ha vinto 1-0, continua ancora. Inoltre vorrei ricordare che la nostra è l'unica squadra di professionisti in un campionato di dilettanti, che oltre a giocare a calcio spesso fanno anche altri lavori, per cui sono ancora più meritevoli, immagino, le altre squadre, perché ovviamente non sono professioniste come il Cesena. Grazie mille anche alla vostra trasmissione, grazie, da spazio a tutti i pensieri di noi tifosi, per questo non mi perdo mai una puntata, nemmeno dalla Romagna, continuate così, grazie, grazie, grazie davvero. Ti volevo rubare, a proposito di questa lettera, un mio amico di Cesena, si parla di calcio, dice guarda, ho visto una grande squadra che ha giocato lì da loro, Notaresco, dice che gli ha dato una bambola il Notaresco lì, a Cesena. Io non l'ho vista la partita, non lo so. Assolutamente. Oh, direttore, vengo da te perché insomma oggi una sconfitta arrivata nel finale, un po' beffarda. Il Forlì sembra un po', tra virgolette, mi passa il termine, un po' una bestia nera, perché io avevo visto la gara di andata a Forlì, avevate creato tantissimo ed era finita 0-0. Oggi eravate in vantaggio ed è finita 1-2. Insomma, per fortuna il Forlì non lo incontrate più, ecco, almeno dal punto di vista della scaramanzia. E Cascione era un giocatore del che Sant'Arcangelo, ha vinto che con il Sant'Arcangelo, ha battuto il Pineto 2-1 e oggi è tornato con il Forlì, con la maglia del Forlì. Oggi è stata una partita dove gli episodi ci hanno condannato, ma ripeto, nel calcio è così, il calcio è fatto in questa maniera. Non bisogna esaltarsi quando si vince, non bisogna battersi quando si perde. Dobbiamo valutare e vedere le situazioni, le partite, le analizzi e poi vedi se chiaramente gli episodi ti possono andare a sfavore o a favore. Purtroppo in questo periodo in casa le situazioni ci vanno a sfavore, ma non fa niente, ci riprenderemo perché. Mi consiglio di fare una domanda a lui. Sì. Voi addetti ai lavori, sì, quando vedete Cesena messo in questa categoria, cioè non hai pensato di fare una squadra tutti di ragazzi? Tanto che. Il piede era già stato costruito, se posso intervenire. Scusa se faccio una domanda del genere. Ma vedi Aldo, nel calcio, se tu al calcio gli togli anche questa situazione, il calcio diventerebbe troppo uno sport piatto. Sì. Nel calcio non ci sono le certezze, ci possono essere delle verità, ma le certezze poi te le dà il campo e a fine stagione uno dice, l'avevamo detto che il Cesena era la squadra favorita, come il Bari e come tante altre squadre. Questo è vero, però il girone, noi avevamo costruito le squadre, ma noi, l'Avezzano e tutte le squadre, avevano fatto le squadre per fare un campionato, non si sapeva se ci mettevano il Cesena, però c'era lo spauracchio Bari. Purtroppo queste società che falliscono, come hai detto tu, come il Lanciano che è fallito dalla Serie B è ripartito dalla prima categoria, il Cesena è fallito in Serie B con credo 60 20. Milioni di... Esatto. Con dei debiti importanti, abbastanza importanti. Oggi è ripartita dalla Serie D, onore a Cesena. Noi anzi ci siamo tolti anche la soddisfazione di vincere in 10, eravamo anche rimasti in 10, di scrivere una storia bella del Pineto Calcio, e purtroppo è così, però
sono d'accordo con te che... Ma il secondo posto potevano fare un qualcosa per farlo. Sì, però... Ci vorrebbe una premialità differente effettivamente, perché altrimenti così poi una volta designata chi vince, in questo caso adesso... molto presto come in, questa, come in questo anno, poi inevitabilmente perde un po' di fascino tutto il campionato. Però avremo modo di parlarne durante la trasmissione. Cominciamo subito con la terza della classe, la più in alto delle formazioni di casa nostra, il Notaresco, che vince 1-0 contro l'Olimpia Agnonese. Anche qui qualche episodio da moviola, ci dice di più la nostra Ania Cantagalli, vediamo. Terza vittoria consecutiva per il Notaresco, a cui basta un gol di bontà nella ripresa per battere l'Olimpia Agnonese. È la prima uscita del 2019 per i molisani, dopo i rinvii per maltempo delle gare contro Real Giulianova e Cesena. Nuovo anno e girone di ritorno che invece ha già portato in dono due vittorie per il Notaresco, contro Castelfidardo e Recanatese. Cudini fa rifiatare Candellori e Moretti, scegliendo rispettivamente al loro posto Ruci e Laringe, mentre Foglia Manzillo può contare sui rinforzi d'esperienza Ancora e Formoso. La gara sembra poter partire bene per il Notaresco. Dopo pochi minuti, infatti, Liguori viene atterrato in area ed il direttore di gara non ha dubbi nell'assegnare il calcio di rigore per i padroni di casa. Dal dischetto Minella però disegna una traiettoria centrale che Maraolo intuisce e neutralizza. Agnonese, penultimo in classifica, ha bisogno di punti salvezza e ci prova al 12esimo, quando Ancora di testa non riesce ad angolare bene un pallone che arriva da calcio d'angolo. I padroni di casa si fanno vedere al 18esimo, quando Blando chiama Minella al colpo di testa, alto però sulla traversa. Un minuto più tardi l'Agnonese protesta perché vorrebbe un calcio di rigore dopo un contatto in area tra Niang e Sieno, ma l'arbitro non ne ravvisa gli estremi. Le occasioni del primo tempo si esauriscono praticamente qui, con il Notaresco che tiene la manovra ma non trova lucidità negli ultimi metri. I padroni di casa sembrano iniziare bene però la ripresa, quando Bontà viene anticipato di un soffio a due passi dalla porta, prima dell'impatto con il pallone. E ancora Notaresco al 20esimo, Laringe ci prova dalla distanza ma il suo tentativo viene ribattuto, con Liguori che raccoglie la sfera ma la traiettoria è troppo centrale per impensierire Maraolo. Cudini allora manda subito in campo Moretti e Candellori per avere più esperienza in mezzo al campo, ma il cross vincente per il gol che arriva al 28esimo passa tra i piedi del 2001 Fabriani, che vede il taglio in area di Bontà con colpo di testa che porta avanti la formazione di Cudini. Da qui in avanti i rossoblù si limitano a controllare e a provarci con qualche ripartenza, rischiando però ad un minuto dal termine quando Salim Ribeiro, da calcio d'angolo, trova la testa di Corbo, ma il terzino non inquadra la porta. Adesso la squadra di Cudini tornerà in campo domenica sul difficile campo della Jesina. Mister, poteva essere un episodio negativo quel calcio di rigore fallito all'inizio, invece siete stati bravi psicologicamente a non subire questo episodio e avere pazienza e poi avere anche la bravura di passare in vantaggio e vincere. Sì, hai detto bene, non è facile magari partire con l'handicap tra virgolette di un rigore sbagliato, soprattutto nelle partite infrasettimanali dove lo sforzo è magari da centellinare, quindi mentalmente sicuramente non ci ha fatto bene, però i ragazzi sono stati bravi, ci hanno sempre creduto, hanno sempre continuato a fare quello che dovevamo fare, non si sono fatti prendere dall'entusiasmo e dalla voglia soprattutto di andare là senza avere la manovra, quindi il secondo tempo siamo stati ripagati, abbiamo messo qualcosina in più sicuramente e credo che questo i ragazzi non finiscono mai di stupirci, questa è la verità, perché poi dopo al di là del risultato, al di là delle prestazioni che spesso e volentieri sono positive, vederli giocare, vederli poi alla fine gioire per un risultato positivo credo sia la cosa più importante. Tu fai parte di quelli che sono stupiti o di quelli che invece si attendono, si aspettano insomma prestazioni del genere? Ma stupito sinceramente, del campionato forse sì, se andiamo a guardare il percorso, però vedendoli tutti i giorni stupito di quello che fanno in campo la domenica, poi no, sinceramente, perché la disponibilità è tanta, la qualità è buona e quindi credo che ho detto a loro di continuare a stupire sotto questo aspetto. Hai rinunciato all'inizio a due giocatori esperti come Moretti e Candellori, però hai trovato comunque risposte positive anche da altri due giovani, come se non bastassero quelli che comunque metti spesso in campo. Sì, oggi abbiamo alternato qualcosa sia in mezzo al campo che davanti, questo anche perché abbiamo qualità importanti in rosa, quindi è giusto dare anche spazio agli altri e far recuperare chi in questo momento ha tirato il traino fino adesso, quindi contento della prestazione di chi
di chi ha giocato per la prima volta titolare, vedi Luci, e chi invece ha dato continuità come Laringe davanti, ma contento di tutti, soprattutto per la voglia, l'entusiasmo e lo spirito che mettono in campo. Abbiamo bisogno di punti anche se dobbiamo recuperare due partite. La partita di oggi è inutile. Insomma, abbiamo giocato contro una squadra importante, c'ha tanti punti, c'ha secondo me un bravissimo allenatore che oggi ha schierato 6 under, di cui 2 2001, quindi significa che il polso della situazione è in mano, la squadra gioca bene, ha le idee chiare, però oggi le avevamo anche noi le idee chiare, sinceramente, perché pur facendo una gara corta, nel complesso secondo me il punto meritatamente lo stavamo anche portando a casa. Anzi, mi dispiace soltanto non aver fatto male nel primo tempo, quando magari un paio di ripartenze potevano darci anche i presupposti per un vantaggio. Dispiace anche per quel rigore, lo voglio rivedere, perché 5 minuti dopo il loro rigore probabilmente ce n'era anche uno per noi, e se non era rigore delle due l'una, un retropassaggio al portiere a 5 metri dalla porta. Quindi non lo so, io ho l'impressione che... Non lo so, ormai sono 18 partite che sto qui, non lo so, quando ci devono fischiare qualcosa contro non ci pensano due volte, non vorrei che il paesino così non si infierisca su questa società. Eccoci qua, siamo rientrati ascoltando Foglia Manzillo, che si lamentava, prima di analizzare la partita del Notaresco, di un episodio un po' particolare, e chiedo anche ad Andrea di, insomma, guardare questo, che è un episodio un po' strano. È la seconda clip di Moviola, poi andiamo al calcio di rigore, ovvero c'è questo retropassaggio di Sieno verso il portiere Monti. Poi contestualmente c'è questo contatto con Niang. Ora Foglia Manzillo dice: se non è rigore delle due l'una, o è rigore, se non lo è allora è un retropassaggio volontario. Se siete d'accordo? Sì, ma d'accordo? Questo è calcio a due, perché è inciampato il giocatore. Il giocatore, secondo me, il fallo non c'è, non è calcio a due. È calcio a due, contro il Notaresco. Direttore? Sì, vabbè, l'episodio si commenta da solo, ha fatto un passaggio indietro, il portiere l'avrebbe dovuto rinviare, però noi che siamo tutti i giorni sui campi, tutte le settimane sui campi, io non vedo arbitri che hanno più di 21-22 sì. anni, sono tutti ragazzi. Poi il ragazzo forse ha pensato al rigore, che non era rigore, ma si è dimenticato poi del di passaggio il calcio a due, che questo è un passaggio dietro. Quindi. Eh sì, perché Andrea, voglio, se mi sente, tra un po' andiamo da Andrea, perché effettivamente anche la mimica di Sieno dice: non è rigore, non l'ho toccato, sembra dire con le mani. Sì, ma... Però la mimica che ha avuto nel toccare il pallone all'indietro sembra proprio un retropassaggio, con probabilmente la certezza che Monti rinviasse con il piede, cioè te la do dietro, non prenderla con le mani. Poi nel momento in cui dice: guarda che io non l'ho toccato, ed effettivamente non tocca Niang, che probabilmente inciampa quasi da solo, però insomma sul retropassaggio poco da dire, Andrea. Sì, sì, retropassaggio proprio con l'intenzione di alleggerire verso il portiere, lì Monti commette un errore, poi commette un errore nel prendere il pallone, su quello che accade dopo, quel contatto mi sembra del tutto veniale e accidentale. Non fa un movimento per fare fallo, no, cioè sta frenando sostanzialmente. Esatto, poi c'è esatto. un piccolo tocco tra la pianta del piede e il tallone di Niang. Però la punizione a due andava data. Ok, facciamo un passo indietro. C'è un altro episodio da Moviola, il calcio di rigore. Poi Minella sbaglia ad inizio di partita, c'è questo inserimento di rigore che è bravissimo, passa in mezzo a due. Mazzarani lo atterra, secondo te lo atterra? Non è rigore? Entrava netto sulla palla, guarda. Beh, insomma. Per me no, non è rigore. Poi, secondo il direttore è rigore? Per me io... Secondo me ci può stare il rigore, perché lo tocca la palla. Però un po' la sfiorata la palla. È chiaro che
La palla si è allontanata. La palla si è spostata un pochettino, però forse l'ha spostata Liguori. Eh sì, guarda, l'impressione sinistro. È che Liguori mette il piede destro, sposti il pallone e poi mette il sinistro per portarla avanti. No, quindi... per me questo è il rigore. Sì, anche... sì, ma all'allentatore, se tu lo vedi a velocità normale, si vede nettamente che ha toccato la palla il giocatore, per cui... Oh, poi, se io fossi stato l'altro non l'avrei dato il rigore, poi l'ha dato per l'amor di Dio. Andrea? Sì, rigore. Ok, fatti analizzati un po' gli episodi da Moviola, direttore, ma questo Notaresco oramai è a meno uno dal secondo posto, il che vuol dire che non dobbiamo più neanche attardarci a dire beh, è una sorpresa, è una squadra che gioca bene, cioè questa è una realtà importante. È una squadra che gioca bene, c'è un allenatore molto bravo, ha fatto dei punti importanti all'inizio, adesso chiaramente loro... non guardando più la classifica in basso riescono ad essere pure più liberi mentalmente, quindi hanno imbroccato un campionato bello, perché per loro sicuramente è una soddisfazione, perché è una squadra che gioca pure bene, c'ha tanti ragazzi, è giusto che si goda questa bella situazione. Assolutamente. Io l'ho vista a Francavilla, è la migliore squadra, per quelle poche partite che ho visto, la migliore squadra che ho visto. Devo dire che qui veramente viene fuori la bravura dell'allenatore. Perché questo ragazzo Cudini, che poi è giovane. Sì, sì. È giovane, però Cudini ha vinto anche il campionato con la San Giustizia 2 anni fa, poi ha dovuto fare corso. Io adesso non è un allenatore emergente, sicuramente. Certo. La sua squadra gioca bene. Poi anche quando quelle partite che ha perso, ha giocato veramente. Guarda, ti dico, a me onestamente mi ha impressionato. Ma io sono contento perché Di Giovanni ha messo su questo team. Ha messo gente padre, perché per esempio Stefano De Angelis è un ottimo direttore sportivo, aveva già fatto bene a Vezzano, quindi vedi chi lavora bene alla fine raccoglie in percentuale. Certo. Direttore, siamo pronti per rivederci la partita di questo pomeriggio. Roberta Di Sante ci racconta Pineto Forlì 1-2. Sono curioso anch'io. Vediamo. Ultimi minuti fatali per il Pineto, che si fa superare al 95esimo dal Forlì e scivola fuori dalla zona playoff, seppur con una partita da recuperare. Gara non spettacolare sotto il profilo delle occasioni, quella a cui danno vita le due formazioni. Moduli speculari per Amaulo e Protti, che scelgono entrambi il 4-3-3. Nel Pineto Esposito è riconfermato a centrocampo in luogo dell'infortunato Marianeschi, mentre Di Rocco sostituisce lo squalificato Ciarcellutti in avanti. Protti si affida all'esperienza di Cascione, mentre D'Angeli e Ambrosini supportano in avanti Graziani. Gli ospiti approcciano meglio la gara e nei primi 20 minuti schiacciano il Pineto nella propria metà campo. Al quarto Croci se ne va in accelerazione, della Quercia si salva in corner sugli sviluppi del calcio dalla bandierina. Ferrario di testa mette in apprensione la difesa biancazzurra. Al 19esimo ancora Romagnoli pericolosi, scambio Graziani-Ambrosini-Cenci con l'esterno che va al diagonale costringendo Sciva alla respinta in tuffo. Ma proprio nel momento migliore del Forlì, alla prima vera occasione utile, un cinico Pineto passa. Al 25esimo Esposito se ne va sulla destra e mette in mezzo per Tomassini, la sponda per l'accorrente Di Rocco che incrocia sotto il 7. Dopo il gol il Pineto sale di intensità ma non riesce a farsi pericoloso. L'ultimo sussulto del primo tempo, il colpo di testa di Graziani fuori bersaglio. In avvio di ripresa il Pineto si fa subito pericoloso, sfiorando il doppio vantaggio al 17esimo con Camplone, che costringe al miracolo Aglietti esaltandone i riflessi. La risposta degli ospiti 2 minuti più tardi con la girata di Ambrosini oltre la traversa. La gara è agonisticamente combattuta a centrocampo, ma le occasioni da gol scarseggiano da entrambe le parti. Ci si affida dunque ai calci piazzati, come quello perfetto che al 32esimo consente al Forlì di pareggiare. Ambrosini in sacca all'angolino, lasciando Sciva immobile. I biancazzurri tentano una reazione senza riuscire però a trovare la zampata vincente. Al 42esimo ci prova Cruz a creare apprensione in area, ma il tiro cross è preda di un attento Aglietti. Quando il pari sembra concretizzarsi però in pieno recupero, la beffa per il Pineto. Della Quercia contrasta come può Cortesi in area e il direttore di gara Pascariello decreta il calcio di rigore, che Cascione non sbaglia, regalando in extremis la gioia della vittoria
vittoria al Forlì. Una gioia che manca al Pineto dalla gara esterna contro la San Maurese. Soli 2 punti nelle ultime 4 gare interne per i biancazzurri, attesi ora da un tour de force decisivo in chiave playoff che li vedrà contrapposti nell'ordine a San Giustese, Matelica e Recanatese. E allora questo era il racconto della partita di questo pomeriggio del Mariani Parone, che certamente lascia amaro in bocca per il risultato, ma e facciamo come abbiamo fatto prima per il Notaresco, ripartiamo, caro Aldo, dagli episodi. Allora, l'episodio principe, ovviamente, quello più eclatante e che poi di fatto indirizza la partita e da cui partiamo, è l'ultimo, ovvero il calcio di rigore. Nel finale c'è questo lancio, quello dopo, l'episodio numero 1. Questa è la posizione. Eccolo qua, questo lancio lungo con questo contatto tra il giocatore del Forlì e della Quercia. C'erano del Sante e Pepe che mancano il pallone. Gianmarino, no? Il direttore più riguarda l'episodio e più vorrebbe mettersi le mani nei capelli. Ma non ce l'ha, non ce l'ha. E lo so, però se potesse. Guarda, della Quercia ha preso la palla, ha calciato la palla ritorna fuori. C'ha 3 buchi alla caviglia, perché quella è un'entrata con ecco, questa è una cosa che poi abbiamo visto con Della Quercia che a terra dice all'arbitro: guarda che mi sono fatto male. Gli ha fatto 3 buchi con i tacchetti di ferro. Guarda, guarda lì. Lui ha messo il piede a martello e quindi è punizione. Della Quercia calcia di collo, la palla falla continuare. C'è un piccolo fermo immagine, abbiamo fermato qui. Guarda la palla. Aldo, tu che dici? Ma l'arbitro ha dato rigore, ma è molto 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 generoso. Cioè, questi casi che cosa ci vorrebbe? Il buon senso dell'arbitro, che in questo anche caso, se ha visto qualcosa in purtroppo, chiude... purtroppo l'arbitro non lo so, il buon senso, purtroppo gli arbitri devono decidere un attimo, sbagliano, e questo è chiaramente uno sbaglio. Capisco Roberto che hanno perso una partita che insomma tutto sommato già il pareggio premiava il Forlì. Anche perché mi diceva che io non ho visto che anche la punizione da cui è venuto il gol. Tra un po' la rivediamo. Però purtroppo bisogna accettare anche gli errori dell'arbitro, altrimenti. Andrea, vengo da te, sono curioso. È chiaramente un intervento in gioco pericoloso, perché va con il piede a martello. Non lo fa per far male a Della Quercia, lo fa per arrivare prima, ma mette lì i tacchetti. È fallo del giocatore del Forlì. Dico soltanto che l'errore è giustificabile, tra virgolette, con la dinamica dell'azione, nel senso che dal vivo la prima cosa che puoi percepire è che lì il difensore possa entrare in ritardo, soprattutto se senti l'impatto tra i due piedi. La sensazione è che il giocatore del Forlì arrivi prima o possa arrivare prima e c'è il fallo, ma in realtà se può arrivare prima è perché mette il piede a martello, cioè fa un intervento falloso a sua volta che è precedente rispetto a quello di Della Quercia. Quindi è fallo per il Pineto e invece l'arbitro ha invertito l'azione, la dinamica. Ok, questo l'abbiamo fermato, l'abbiamo fatto rivedere più e più volte, però non è l'unico episodio che è di fatto poi determinante all'interno della gara. Perché? Perché qui siamo già sull'1-1, poi c'è il calcio di rigore che porta all'1-2, ma sull'1-0 il Forlì pareggia con un calcio di punizione molto bello di Ambrosini, ma che scaturisce da questo fallo fischiato dall'arbitro per fallo di Stefano Amadio, sempre su Cortesi, che poi prenderà anche il calcio di rigore nel finale. Questo è l'intervento di Amadio, però a me non sembra che non ci sia niente, Aldo, te dici. Ma questo delle volte gli arbitri fischiano le punizioni, come questa che non c'è la punizione. Ecco, purtroppo in questo caso hanno segnato e uno vede questo, se no sai quante ce ne sono partite. Cioè, a me l'impressione è che a volte, l'impressione che suscita, ma l'impressione personale, è che a volte uno fischi un calcio di punizione per che cosa? Perché dice, vabbè, vai, ma pensa se segna,
Ok, purtroppo sei. Un calcio di rigore è già diverso. Un arbitro si mette in una condizione, è già un tipo di giocata più decisiva il calcio di rigore. Però il calcio di punizione a volte spesso, ma capita anche nelle situazioni meno pericolose di questo, tipo il giocatore che mette il corpo a protezione, poi non lo tocca nessuno, però siccome non sa chi darla si butta per terra e il calcio di punizione è una diretta conseguenza. Comunque, direttore, non ti faccio commentare perché è meglio non affondare il coltello nella piaga. Non ti faccio commentare. Roberto è troppo arrabbiato. No, ma guarda, allora sono venuto in trasmissione, se vincevamo forse ci veniva qualcun altro. Io vengo perché è chiaro che il direttore deve cercare anche di mettere tranquillità in un ambiente. E io questo, quello che dicevo oggi al presidente, che è una persona spettacolare, che chiaramente come tutti voleva vincere, come volevo vincere io e tutta la squadra. Però poi nelle ultime partite io analizzo la partita con l'Avezzano, analizzo la partita con il Francavilla e analizzo anche questa partita. Questa partita purtroppo gli errori sono evidenti, ma sono errori fatti da ragazzini che hanno 20, 21, 22 anni, che purtroppo poi determinano con il loro errore, determinano delle situazioni come queste. Cioè questa è una partita che il Pineto non avrebbe dovuto perdere, invece alla fine non solo l'ha pareggiata con un errore arbitrale, l'ho anche perso con un rigore clamoroso. Con l'Avezzano avete sentito qualcuno di noi che si è lamentato dei due rigori concessi che erano fuori area? Non l'abbiamo fatto, perché? Perché può capitare una ecco, giornata... infatti da casa ti aggiungono, proprio ricordano quegli episodi che sì. Facciamo vedere che si tratta della giornata prima della pausa invernale, sì. Dell'ultima giornata di andata. Io adesso non voglio buttare acqua sul fuoco, perché è chiaro che il tifoso, l'appassionato vuole vincere, però io, è vero che abbiamo fatto 4 partite e 2 punti in casa, ma di queste 4 partite non è facile rincorrere il 3-1 dell'Avezzano con 2 rigori fuori area, recuperando, facendo il 3 pari e giocando una partita importante dove Fanti fece veramente dei gesti tecnici importanti. Quella partita l'abbiamo pareggiata con il Francavilla, partita secondo me bella perché giocata molto tatticamente, bloccata a centrocampo, però in quella partita io ho visto il Francavilla, che è una squadra fortissima, che non ha fatto neanche un tiro in porta al Pineto. Il Pineto 3 occasioni le aveva avute e non siamo stati bravi a sfruttarle. Io dico che gli episodi poi in questa categoria fanno il risultato. Dispiace perché ci vuole anche diciamo che nell'incapacità di questo arbitro che oggi ha diretto la partita, ti dispiace perché dare un rigore al 95esimo a tempo praticamente scaduto, devi essere non sicuro, certissimo, certo. Perché poi i sacrifici li facciamo tutti, li fa il Pineto, li fa il Notaresco, li fa l'Agnonese, quindi ci sono delle situazioni che secondo me poi a lungo andare ti logorano. Io sono convinto che il Pineto non stia attraversando una crisi, perché comunque noi abbiamo guarda che giocato... cosa ti hanno riscovato dalla regia, ecco. Comunque, questi sono alcuni episodi di Amoviola che facciamo vedere nella puntata prenatalizia. Ma l'avete commentata voi e noi l'abbiamo saputo da voi che era fuori area. Dal campo avevamo visto che erano fuori area, però non ci siamo lamentati. È finita la partita, abbiamo fatto i complimenti, anche perché Avezzano e Pineto sono due società gemellate, certo. Quindi accettiamo l'errore. Certo. L'errore, però, se si ripete ogni partita a Pineto vengono e ci danno rigori così, è chiaro che poi ti dispiace. Dispiace perché io, a proposito del Pineto, visto facciamo. Che c'è Roberto, sì. Qui, tu sai quanta stima io nei riguardi del presidente, per me. Quando anche parlo... di Roberto Giammarino è stato un tuo giocatore, ai tempi quando era con la col... che ti voglio dire, io lo dico sempre che un presidente signore, però questa squadra io vivo all'esterno, l'ho vista a Francavilla la prima partita, dissi a che non ti era piaciuta, no, dissi proprio al presidente, guarda, dico Silvio, oggi non sei venuto neanche a Francavilla, sei rimasto a Pineto, poi ogni tanto fatto questi, poi ogni tanto perde con squadrette. Cioè, però veniamo fuori da un trittico di partite, per esempio, importanti. Hai fatto un partitone a Notaresco. Sì. Poi tu dici, beh, adesso, anche l'anno scorso, la stessa cosa. Cioè, al momento
Ecco, appunto. Sì, ma come te lo spieghi? Scusa, come lo spiego? Io sono il calcio. Allora, nel calcio, il calcio insegna mai esaltarsi quando si vince e mai abbattersi quando si perde. No, ma qui non è questione, proprio perdere. Questa è una squadra, ma guardi, questo è un campionato, Aldo, difficilissimo, dove c'è un equilibrio molto molto importante. Ecco perché io ti dico che dove mezzo episodio costò la partita, ma guardate che oggi la partita, noi avevamo fallito il 2-0, il calcio di punizione dal limite è un calcio di punizione generoso, a 8 minuti alla fine, poi a 10-8 minuti alla fine, cioè gli episodi fanno la differenza. Purtroppo, ripeto, sono tutti ragazzotti giovani, perché i più bravi se li prendono e se li portano in Lega Pro, e purtroppo noi siamo tutte le squadre sono penalizzate, è un passaggio obbligato per questi anni, lo so, però gli investimenti, la voglia di voler vincere e lottare. Noi, quante partite hai perso male e hai vinto anche male? Sì, no, alla fine ci dicono sta, che si compensa, però sta. Gli errori arbitrali non lo so se si compensano, sì, speriamo di sì. Noi ce l'auguriamo, ovviamente, ecco, che insomma questa seconda parte di campionato possa rilanciare ancora di più le ambizioni del Pineto. Però tra poco continueremo a parlare di tanta Serie D, ci dobbiamo fermare tassativamente per la prima pausa pubblicitaria, poi ovviamente analizzeremo il momento del Francavilla. C'è il Giulianova contestato e c'è anche l'ultimatum del presidente Bartolini, che ha detto più o meno, poi lo sentiremo. Beh, insomma, vediamo come va settimana domenica contro l'Avezzano, che c'è il derby, e poi tireremo le somme. Tutto questo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, poi ovviamente riapriremo il discorso Pineto con il direttore generale Roberto Giammarino, però adesso dobbiamo andarci a vedere il servizio di... Sì, vince 1-0. Non avevo dubbi. Vince 1-0, però aspetta, poi diamo il risultato finale, perché a me interessa relativamente la partita. Manca a me, però voglio di vincere sempre, quindi. Vabbè. È anche monotono. Beati loro. Va bene, anche se insomma mancano ancora dei minuti, quindi c'è ancora possibilità per il Milan. Però dicevo, dobbiamo andarci a vedere il Giulianova, perché l'atmosfera è calda a Giulianova. Oggi sconfitta 1-0, il servizio della partita, e poi sentirete nelle interviste anche il presidente Bartolini che cosa dice. Vediamo. Il Real Giulianova incassa la terza sconfitta interna della stagione e cede l'intera posta alla San Maurese, che vince così la seconda partita consecutiva contro le squadre abruzzesi. Gara ben giocata dai giallorossi nel primo tempo, calati però vistosamente nella ripresa, così come era successo con il Castelfidardo nel turno precedente. A decidere però sostanzialmente il risultato sono state le valutazioni del direttore di gara Herman Bullari di Brescia, soprattutto in occasione del vantaggio ospite. Stallone deve fare a meno di Lennart, squalificato, e degli infortunati D'Adamo, Fazzini e Tozzi Borsoi. Cronaca, primo quarto d'ora di studio e poi si fanno vedere gli ospiti. Al 20° calcio di punizione da destra di Santoni, Louati colpisce male e non trova la deviazione giusta. Cresce però il Giulianova col passare dei minuti e che al 24° costruisce le due occasioni più importanti della partita. Napolano controlla al limite e lascia partire un destro che si stampa sulla traversa. Sulla conclusione di Di Paolo poi, volo di Baldassarri che riesce miracolosamente nella deviazione in corner. Un minuto dopo Napolano crossa da sinistra, Lombardo spinge Di Paolo alle spalle, l'arbitro fischia un calcio di punizione dal limite, ma la spinta sembra avvenire dentro l'area di rigore. Al 30° sempre protagonista Di Paolo, dalla grande distanza va col destro e smanaccia Baldassarri e devi ancora in corner. Dagli sviluppi del calcio d'angolo, contatto in area De Fabritis, Rosini, Bullari fischia fallo in attacco. Nel finale di primo tempo torna a farsi vedere la San Maurese. Al 40° Bonaldi recupera palla sulla tre quarti, serve sulla corsa Lombardi, esce sui suoi piedi Pagliarini e sventa la minaccia. Al primo minuto di recupero se ne va Zupparo in contropiede, ma sbaglia, tocca con l'esterno e manda sul fondo alla sinistra di Pagliarini. Nella ripresa il Real Giulianova accusa un calo evidente, soprattutto sul piano fisico, e gli ospiti occupano quasi costantemente il tabellino della gara. All'ottavo punizione da sinistra, Maioli non trova il tempo per la deviazione sul secondo palo alla sinistra di Pagliarini.
Al sedicesimo ancora su calcio di punizione, Scaroni va ancora Maioli di testa, ma manda alto sulla traversa. Al diciottesimo si fa vedere ancora il Real Genova, punizione di Napolano, debole però, e tiro smorzato, nessun problema per Baldassarri. L'equilibrio della gara si spezza al 33esimo, Boucher, entrato al posto di Loguati, intercetta palla sulla tre quarti, grande però il sospetto di un tocco di mano, in aria, prova col destro e palla sul fondo, il guardalinee vede però un tocco di Fuschi che sembra non esserci e l'arbitro assegna il corner. Dalla bandierina Santoni pesca la testa del neoentrato Pieri che anticipa tutti e fa 0-1. Proteste vibranti della Real Genova che però accusa il colpo e non trova la forza di reagire. Il risultato non cambia più. Dopo 5 minuti di recupero finisce dunque 1-0 per la San Maurese. Sul cammino della stagione giallorossa arriva ora la gara con l'Avezzano che diventa decisiva per capire il futuro della Real Genova in questa stagione. Il primo tempo diciamo che abbiamo rischiato solo su quella grande giocata di Paolo che ha preso, si è girato bene, ha calciato veramente bene, ha preso la traversa, poi di grossi pericoli non li abbiamo corsi se non magari qualche, non dico mischia, però qualche situazione che probabilmente o il Giulianova doveva risolvere meglio o noi dovevamo lavorare meglio. Poi pian pianino ci siamo quadrati e secondo tempo siamo entrati con più voglia, più fame, più probabilmente anche ci siamo tolti dalle spalle un po' di paura e abbiamo preso, non dico campo, però abbiamo concesso ancora meno e sicuramente il gol è venuto su un calcio d'angolo, ti dico la verità, dalla panchina mia faccio fatica a vedere se c'era o meno, ho visto le proteste dei ragazzi del Giulianova, però tante volte noi abbiamo subito, magari non dico per errori, però magari per svisti arbitrali, e purtroppo il calcio è così e oggi noi ne abbiamo colto in pieno i tre punti. E noi, per noi questi tre punti sono fondamentali in chiave salvezza, noi dobbiamo continuare a ragionare su questa strada qui, noi non possiamo permetterci di pensare di essere bravi o di essere arrivati perché la salvezza è ancora lontana e il nostro obiettivo è assolutamente la salvezza. E se allora arriva questa sconfitta interna, un buon primo tempo del Genova, poi questo calo nella ripresa e gli episodi a condizionare il risultato? Noi in questo momento purtroppo abbiamo 5 infortuni, è chiaro che mi rendo conto che la gente non se ne rende conto e uno guarda sempre un po' la formazione in campo, non guarda probabilmente neanche la panchina, però 5 giocatori sono tanti, cioè noi Tozzi, Borsoi, Fazzini, Lenart, D'Adamo e Barlafante sono 5 giocatori, di cui diciamo 3 forse sono anche fondamentali per noi. Non possiamo continuare in questa maniera, bisogna dare una sferzata come è normale nel calcio e penso che la partita di domenica a Avezzano sia un banco di prova per far capire alla società se si può ripartire in una maniera tranquilla come abbiamo fatto in giro andata oppure se dobbiamo prendere provvedimenti perché effettivamente c'è qualcosa che non quadra più, quindi bisogna farlo nel minor tempo possibile perché poi abbiamo tante partite in questo periodo e ogni partita che passa perdiamo dei punti importanti, quindi vedremo domenica quello che succederà, io già ho sentito i dirigenti e quindi ecco, daremo altri 3 giorni di tempo allo staff tecnico per rimettere a posto la situazione e poi dopo la partita domenica vedremo se prendere delle decisioni. Chiarissimo il presidente del Giulianova Bartolini che concede altri 3 giorni allo staff tecnico per vedere come evolvono le cose. Peraltro l'impegno sarà un derby, quello del De Marsi contro l'Avezzano. Ma visto che abbiamo parlato di tanti episodi arbitrali e oggi ce ne sono stati parecchi, beh, a Giulianova sono stati anche qui abbastanza clamorosi, perché innanzitutto partiamo da una decisione che è quella di fischiare questo calcio di punizione per fallo del numero 6 Lombardi, se non erro, su Di Paolo. Ora, l'arbitro è Ermal Bullari di Brescia, che non è che non fischi il fallo, ecco, come prima parlavamo per l'Agnonese. Cioè, se fischia il fallo è chiaramente, questo, credo, all'interno dell'area di rigore. Questo è il rigore tutta la vita. E questo, ho detto a Roberto,
se non avesse fischiato il fallo, la punizione dal limite dell'area, non succede niente, non, per te non è rigore, ma questo è rigore nettissimo in piena aria. Ma c'è una volta spinta, che fischi devi dare rigore. Una spinta col gomito del difensore centrale anche. Ed è, c'hanno tutte e quattro, tutte e quattro i piedi dentro. Una volta che sì, fischi, anche perché la dinamica dell'azione è tendente verso uscire, cioè i due giocatori stanno uscendo dall'area e nonostante tutto riscendono con i piedi all'interno dell'area, quindi pensate quanto fosse dentro il contatto, quindi eccolo qua, lo rivediamo, cioè, ma proprio parliamo di Andrea, vengo da te perché io non... Ma io penso che lì debba intervenire l'assistente perché cioè, siamo a è un'azione aerea, cioè il fallo si consuma in aria, diciamo così, in fase di stacco e l'arbitro non è allineato, a quel punto l'assistente può, a mio avviso, a meno che non è impallato anche lui, ma può aiutare e dire se hai dato fallo tieni conto che il contatto è dentro l'area di rigore. Certo. Questo è un episodio, diciamo, abbastanza clamoroso, ma adesso siamo curiosi di rivedere il gol, ma più che altro è l'azione che porta al gol, perché a velocità normale già sembra molto strana questa azione. Magari rivedendola i dubbi semmai aumentano anche, perché c'è questo recupero, tra un po' lo vedremo, ecco qua, questa palla verticale, questa palla orizzontale. Ecco, il secondo tocco, andiamo frame by frame, Maurizio, ti chiedo la gentilezza di tornare un po' indietro, non la prima volta che Boucher intercetta il pallone, ma la seconda, cioè questa, e lo fa con la mano, secondo me, con il braccio. Perché altrimenti non la prenderebbe mai se non allarga il braccio. Questo qui fa il paio con l'episodio della punizione data contro il Pineto. Aspetta, non è finita, perché l'azione prosegue. Secondo me Fusco non l'ha toccata. Chiedono il fallo di mano, usciva avanti, tira e non c'è, e svirgola il pallone e l'arbitro invece dà calcio d'angolo e dal calcio d'angolo arriva il gol. Infatti perché ha detto che fa il paio col Pineto? Perché il calcio d'angolo non c'era, il destino ha voluto che il calcio d'angolo ha fatto gol. Come da voi la punizione non c'era, è venuto in gol. Ma perciò ti dico che guarda, episodi, hai ragione tu, gli episodi cambiano le partite. Questo girone, gli episodi fanno la differenza e purtroppo gli episodi qualche volta ti fanno ridere e qualche volta ti fanno piangere. Però resta un fatto. Questo però, questi sono, cioè, due all'interno di un'azione è abbastanza clamoroso, ma è anche la dinamica, è anche il posizionamento del corpo di Boucher che forse avrebbe dovuto far precedere. Poi il calcio d'angolo non c'è e questo poteva essere magari, non lo so, poteva anche sfuggire, ma io cerco una giustificazione che forse neanche c'è. Ne parliamo. Però è incredibile, cioè, ha ragione il direttore prima quando diceva un episodio del genere ti cambia. Comunque dobbiamo dire una cosa, sì, che Giulianova, è vero, gli manca tanti giocatori, sì, ed è un fatto obiettivo, però indubbiamente sta attraversando un brutto momento, perché mi sembra che domenica scorsa abbia perso a Castelfidardo. Ha pareggiato 1-1. A quello, sentendo mi dicono del Castelfidardo, amici di Ancona, mi dicono che il Castelfidardo è proprio una squadretta. Io non. E allora oggi il Castelfidardo ha perso 3-0 con l'Avezzano. Sì, oggi Andrea è andato a Castelfidardo, poi adesso ce lo facciamo. Io non lo so, però voglio dirti, indubbiamente starà attraversando un momento brutto. Fermo restando che l'ho vista a Francavilla e non mi è piaciuta tanto a suo tempo. Ci dicono che il Giulianova si è indebolito, questo forse potrebbe essere una parziale giustificazione, ma che destino è destino, arbitraggio, scandalo. Effettivamente è un arbitraggio veramente nettamente insufficiente. Poi è vero anche Andrea che ci sono, l'abbiamo sentito Stallone che dice ci sono tanti infortuni, c'è fuori Tozzi Borsoi, c'è fuori Fazzini, c'è fuori Lennart, Stallone basta con le scuse, però scrivono Barlafante non ha giocato un minuto, prepara le valigie che domenica parti. Vabbè, questo magari noi auguriamo di no, però insomma ci sono delle assenze importanti e tu all'inizio dell'anno avevi detto questa squadra nei movimenti d'attacco dipende sin troppo da Tozzi Borsoi. È vero. Però è ancora più grave un aspetto, cioè Tozzi Borsoi non è stato mai continuo come impiego dall'inizio della stagione.
Quindi, essendoci stato un mercato, servivano delle alternative. Un'alternativa c'era, forse non all'altezza della situazione, era Fabrizi, che però è stato ceduto. Cioè, il Giulianova ha tolto tanti giocatori, in parte sono stati reintegrati questi giocatori che sono andati via, in piccola parte no, però Tozzi Borsoi era indispensabile prima come presenza fisica, al di là di essere il bomber della squadra, non come numeri quest'anno, lo è stato negli anni scorsi, però una presenza fondamentale. Siccome ha saltato già diverse partite, anche prima del mercato, bisognava intervenire, perché ora se ti manca Tozzi Borsoi, manca Tozzi Borsoi, ok? Però si poteva provvedere con il mercato. E poi c'erano altre assenze, ok? Sicuramente la rosa del Giulianova non è profondissima, però io penso che con il mercato questa squadra sia uscita indebolita. Quindi prima c'erano le assenze, ma c'era un mercato da fare. Ora ci sono le assenze, ma il mercato per i dilettanti è chiuso. Io sono abbastanza preoccupato per il Giulianova e ritengo che la gara di domenica ad Avezzano e il recupero con l'Agnonese, sono due scontri diretti per il Giulianova, siano gare fondamentali, perché se non esce indenne da queste due partite, poi arrivano partite più difficili, poi c'è l'impegno di Coppa Italia, le energie vengono messe sul piatto e la rosa è risicata. Quindi un momento molto delicato, fa bene Bartolini a far suonare questo campanello d'allarme e si aspetta una risposta importante da parte della squadra, che però dovrà gestire quelle risorse che ha a livello di energia, perché ci saranno tante partite ora. Eh sì, questo peraltro è il link che prendiamo dai colleghi di City Rumors. Insomma, c'è stata anche squadra e staff tecnico del Real Giulianova contestati al termine della gara contro la San Maurese. Peraltro abbiamo fatto vedere quanto però questa partita sia stata condizionata dalle decisioni arbitrali. Però insomma, noi vedremo come andrà da qui in avanti il cammino dei giallorossi. Però Jacopo, Oggi il Giulianova stradanneggiato, però guai a far pesare troppo questi aspetti, perché altrimenti si rischia di non vedere che questa squadra ha qualche problema. Sì. E quindi bisogna risolverlo in campo, perché poi l'arbitraggio ti può penalizzare una volta, due volte, altre volte magari ti darà una mano, però resta il fatto che questa squadra ha delle problematiche e le deve risolvere. Andrea, scusa, tu oggi hai visto il Castelfidardo, mi sembra, sì, no? Come l'hai visto il Castelfidardo? In clamorosa difficoltà, e alla luce di quello che ho visto oggi sono due punti persi, quelli di domenica scorsa, esatto, del Giulianova. Allora confermi quello che mi hanno detto gli amici di Ancona, insomma. Perfetto, adesso cambiamo argomento. Purtroppo sempre note negative, sempre una sconfitta in casa, quella della Vastese contro la San Giustese, che peraltro adesso Roberto Giammarino vedrà con molta attenzione, perché sarà il prossimo avversario del Pireto. Ha vinto la formazione marchigiana 1-0, gol di Khedira, il servizio di Stefano Recanati, vediamo. Non basta ancora una volta un secondo tempo a tutta per la Vastese, che cade in casa per mano della San Giustese nel turno infrasettimanale valevole per la 22esima giornata. 4-3-3 per la Vastese, che deve rinunciare a Giampaolo infortunato da tempo e Palestini squalificato. Altra tegola per mister Montani, che durante il riscaldamento perde per infortunio anche il capocannoniere Leonetti. Va in panchina il nuovo acquisto Cesarano. La San Giustese, quarta in classifica, che non vince dal 12 dicembre sul campo della Recanatese, si schiera con il 4-2-3-1. Con Khedira terminale offensivo, supportato per l'occasione da Tizi, Cerone e Argento. Sfida speciale per i fratelli Shiva, uno attaccante della Vastese, Harry, che sfida Cristian, terzino della San Giustese. Dirige Valentina Finzi di Foligno. Parte subito forte la squadra marchigiana, che al nono minuto ha l'occasione per portarsi subito in vantaggio, ma Khedira a porta vuota su assist di Moracci manda incredibilmente al lato. Succede poco o nulla nel primo tempo, con la Vastese che non riesce a imbastire azioni degne di nota, con evidenti difficoltà in fase di impostazione e con i suoi fantasisti non nei giorni migliori. Questo lo dimostra anche il tiro con poca convinzione al 34esimo di Palumbo, che si perde piano sul fondo. Al 38esimo è Shiva a provarci dopo una mischia in area marchigiana, ma il suo tiro a volo si perde alto sulla traversa. Al 42esimo ancora Vastese con Cicirello, l'ex Francavilla gira debolmente in porta, un cross di Di Giacomo, ma nel momento migliore della squadra di casa arriva la doccia gelata con Khedira e bravo Tizi sulla destra a chiedere il dai e vai a Cerone, e
servire al centro dell'area il numero 9 che a porta vuota insacca le spalle di Selva per il vantaggio dei marchigiani. Secondo tempo pronti via e Lavastese ha l'occasione di pareggiare subito l'incontro su calcio di rigore per atterramento in aria ai danni di Stivaletta, ma Fiore si fa ipnotizzare da Chiodini che poi è super sulla ribattuta di Sbardella. Al decimo la prima sostituzione per gli ospiti che inseriscono Pezzotti al posto di Tizi, risponde Montani che manda in campo Leonetti non al meglio per Sciva, incappato non nella giornata migliore. Al 18esimo però c'è il break della San Giustese con Pezzotti dai 30 metri con Selva che si rifugia in angolo. Dalla bandierina Moracci tenta direttamente a porta ma è attento ancora il numero 1 di casa. Dall'angolo che ne viene fuori tiro cross di Pezzotti con la sfera che colpisce la traversa. Al 40esimo Montani tenta la carta Iarocci in attacco al posto di Sbardella passando così ad un più offensivo 3-4-3 e un minuto più tardi l'occasione del pareggio passa per i piedi di Cone ma il suo tiro si perde sul fondo ad un passo dal gol. Ma al 43esimo ci vuole tutta la bravura di Chiodini a negare la gioia del pareggio, prima a Cicerello e poi a Leonetti. Leonetti che ha sui piedi la sfera del pareggio anche al 48esimo, ma ancora una volta Super Chiodini dice no e suggella la vittoria dei marchigiani all'Aragona. San Giustese che ha anche l'occasione per arrotondare il punteggio al 51esimo con Pluchino che spara all'interno dell'area di rigore su Selva. Finisce così con la seconda sconfitta consecutiva per Lavastese su cui pesa l'errore dal dischetto di Fiore nella ripresa. Polemiche a fine gara con i tifosi della curva d'Avalos che non le mandano a dire a squadra e società. Domenica sarà derby al Valle Anzuca contro il Francavilla. Mister Montani, non è bastata ancora una volta un secondo tempo tutto cuore, pagate la poca lucidità nei primi 45 minuti, c'è da dire anche che comunque la San Giustese nell'unica vera occasione ha fatto gol e ha vinto la partita. Sì, io non parlerei di un solo secondo tempo diciamo sopra le righe, anche nel primo tempo noi abbiamo fatto la partita e loro hanno fatto un'unica azione, un gol, quindi anche nel primo tempo, anche se la partita è stata più equilibrata, sicuramente abbiamo fatto più partita noi, avendo diverse occasioni da gol. Nel secondo tempo abbiamo spinto ancora di più perché eravamo sotto di un gol, quindi rischiando quasi nulla, giocavamo in campo aperto, quindi la squadra si è dimostrata veramente organizzata e purtroppo ci è mancata la lucidità, ci è mancato quel guizzo, è stata la bravura del portiere, ci abbiamo provato in tutti i modi, ma questo è il calcio, va accettato. È il nostro capitano, quindi si è presentato a battere il rigore senza problemi, i rigori non li sbagliano chi non li batte, invece lui si è presentato, l'errore tecnico non va mai giudicato e si va oltre, anche perché dopo quel rigore abbiamo creato altre palle gol, quindi la potevamo pareggiare come e quando vogliamo. Nicola ha le spalle larghe, quindi nessun problema. Ma pare un derby, le partite sono tutte quante dure, adesso i punti sono importanti, quindi è una squadra che se non sbaglio ha perso anche oggi, mi sembra, quindi sicuramente troveremo una squadra sicuramente arrabbiata, ma noi non siamo da meno e quindi mi auguro che esca una bella partita come quella di oggi, magari con un risultato diverso però. Risultato importantissimo, non meritato totalmente, noi siamo passati in vantaggio nel primo tempo dove l'avevamo fatto nel modo giusto. E fino a lì insomma nessuno avrebbe detto nulla se eravamo in vantaggio. Poi il fatto di essere in vantaggio, la forza dell'avversario, il fatto che giocavamo di mercoledì, il campo comunque pesante, l'abitudine della Lavastese a giocare su questo campo che per noi era un problemino, abbiamo fatto una partita certamente più sporca, loro avrebbero meritato assolutamente il pareggio. Oggi dobbiamo fare i complimenti a Mauro Chiodini che ci ha risolto veramente tante difficoltà e tante problematiche. Però la cosa più importante è che la squadra ha avuto un atteggiamento e ha dato una risposta dal punto di vista caratteriale e dal punto di vista nervoso ed agonistico, che era la cosa che c'era mancata un pochino subito dopo la vittoria di Recanati, che ci aveva fatto volare un pochino. Noi siamo questi, dobbiamo continuare a volare bassi, a vivere di giornata in giornata, consapevoli delle tante difficoltà che ci saranno. Insomma, dunque, la San Giustese vince sul campo della Lavastese, Fiore che ha fallito un calcio di rigore strano per un giocatore con il piede di Nicola Fiore. Il Notaresco merita di vincere il campionato, ci scrivono. Direttore, peraltro voi la San Giustese quest'anno l'avete incontrata più di una volta, perché l'avete incontrata anche in Coppa Italia, prima dell'inizio del campionato. Era una squadra, se vogliamo, leggerissimamente diversa, poi è stata corretta in corso d'opera, è andato via il Re, cioè prima mi ricordo che c'era Herrera e Chedira. Eric Herrera, no, solo Eric Herrera, è andato via, hanno preso Cerone. Insomma. E hanno preso Cerone. No, noi abbiamo giocato in Coppa Italia e abbiamo vinto 1-0. E poi in campionato vincevamo 1-0, nel momento migliore del Pineto, su un calcio d'angolo prendemmo un gol, pareggiammo. Però è una squadra quadrata che ormai è molto rodata perché sono gli stessi giocatori più o meno negli ultimi 3 anni.
squadra forte perché non butta palla, gioca, quindi è una squadra importante. E noi il trittico di partite importanti ce l'avevamo al girone d'andata. Adesso al girone di ritorno. Direttore, al di là del momento, non era opportuno sostituire Fortunato? Amadio ha caratteristiche diverse ed è molto meno offensivo. No, allora, noi abbiamo due giocatori che secondo me sono tutti e due bravi, Esposito e Marianeschi. È chiaro che poi l'assenza di Marianeschi in questo momento si fa sentire. Noi stiamo cercando di spingere su qualche ragazzo 2000 e 2001. Oggi abbiamo in rosa anche, dovremmo tesserarlo in settimana, Forese. Sì, che è un giocatore che secondo me fisicamente può reggere la categoria bene. Abbiamo Gagliardi, un 2001, che prima o poi lo dovremmo buttare dentro, perché certo, è un ragazzo importante. Riprendere un sostituire Fortunato sarebbe stata andare sul mercato, spendere altri soldi, e secondo me in questo momento Pineto ha un centrocampo forte. Chiaro, quando recupereremo anche Francesco, dovrebbe rientrare per domenica almeno a disposizione, però è chiaro che un po' stiamo soffrendo. Però ripeto, questo è un campionato che si decide, come oggi le immagini ci hanno dimostrato. Si decide con degli episodi che poi sono a favore o contro, purtroppo ci vuole anche fortuna. Fortuna che probabilmente Aldo è mancata la Vastese, però è chiaro che anche il lavoro di Fabio Montani non è semplice, perché poi quando le annate nascono un po' così ci sta che a volte vai bene, poi ricapiti nei momenti in cui le cose vanno meno bene. Io penso, secondo me l'errore è stato in partenza, e ti spiego perché. Se un presidente all'inizio del campionato parla di puntare a vincere il campionato, e questo l'ho letto sui giornali, un po' di dichiarazione di Montani. Beh, certo che c'erano molte ambizioni. E chiaramente poi presti il fianco non solo alle critiche, ma anche alle contestazioni. Vasto è una piazza da sempre innamorata della propria squadra, e come tutti i tifosi vorrebbero sempre vincere. Secondo me l'errore è stato a monte. Se non ci fosse stato quell'errore, molto probabilmente stava facendo un campionato di alti e bassi come ha fatto gli ultimi anni. Due anni fa grande girone d'andata, il girone di ritorno è crollato, l'anno scorso lo stesso, sì, a parti invertite. Il problema secondo me è che giustamente al di là del fatto poi che bisogna vedere, sì, qual è la disponibilità, perché poi noi possiamo parlare, questo è stato un annuncio così. Perché se uno fa un annuncio vuol dire che economicamente si sente forte, perché in questo campionato ci vogliono anche le risorse. Non so quante risorse abbiano. No, ma io penso che i proclami di quest'estate fossero comunque frutto della fiducia che si riponeva in alcuni che erano rimasti, per esempio il blocco Vastese, Fiore, Stivaletta. I giocatori sono buoni. Certo. E allora io parto questo. Leonetti, e comunque non lo dimentichiamo mai, è capocannoniere insieme a Minella del esatto. campionato. Lo voleva Leonetti, lo voleva una squadra, mi pare. Chi lo voleva? Cesena. Il Cesena. Quindi io adesso sto facendo un discorso dall'esterno, perché non so la situazione. No, Però, se leggo che quest'anno voglio cercare di vincere il campionato, una cosa o l'altra, poi la squadra va male e poi ti cambia allenatore, ti riprende, una cosa o l'altra, continua a essere altalenante, mi viene da pensare molto probabilmente Bolami ha fatto gli annunci, o non so se ha bleffato oppure si sentiva. No, secondo me lo credeva veramente. Poi è chiaro che le annate, direttore, possono nascere in un modo e possono nascere in un altro, nessuno lo sa prima di iniziare a giocare. Però poi chiaramente bisogna trovarsi nella situazione per cercare di correggerla, e non è sempre facile. Non è facile, io dico che in questi casi ci vuole un po' di tranquillità e di non mettere pressione, anche perché Montani comunque ha preso la Vastese che era ultima, insomma, sta facendo anche i punti che deve fare per salvarsi. È chiaro che se l'obiettivo oggi è salvarsi, la Vastese sta facendo un percorso giusto. Poi i problemi chiaramente lo sanno loro. Le problematiche della squadra, dell'ambiente, eccetera, però ripeto, questo è un campionato dove si deve stare tranquilli. Anche nel caso di Giulianova, mettere pressione ad un organico che, come dice Stallone, hanno degli infortuni, ma non hanno una rosa con tanti giocatori, quindi è chiaro che la mancanza di due o tre giocatori si fa sentire, ma questo non dipende dall'allenatore.
È la società che poi decide quanti giocatori in rosa bisogna tenere. Stessa cosa, noi avevamo tanti giocatori, dal mercato di novembre noi ne abbiamo tolti 7, ne abbiamo presi 2, 3. Certo. Quindi poi ognuno fa i conti in casa propria, sì, però sì, ma... ripeto, è un campionato dove bisogna stare tranquilli sia nell'una sì. che nell'altra parte. Sì, ma Roberto, sai perché ho voluto precisare questo? Perché tu metti delle metti le aspettative. Per esempio, all'inizio del campionato, un altro presidente che si era espresso, il presidente Lavezzano, te li ricordate? Sì, sì, ma no, se uno parte, no, io ho capito cosa vuoi dire. Il problema poi è che giustamente adesso a Basto, come oggi prima della partita con Castelfidardo ad Avezzano, si fa fatica poi una volta che si è partiti con un'ambizione ad abituarsi a questo che comunque, esatto, come diceva bene il direttore, è un percorso di due squadre che devono salvarsi, quindi non c'è niente di scandaloso a perdere magari una partita in casa con la San Giustese. Roberto, che mentre guarda, venivamo il filmato della San Giustese, mi ha detto: guarda, questa è una società che in questi ultimi tre anni è stata veramente una società brava. Sì, sì. Perché ha cambiato. Cioè, voglio dire, evidentemente di base c'è qualcosa. Assolutamente. Ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, poi Avezzano e Francavilla nell'ultima parte, tra poco. Jacopo. Capito? Eccoci rientrati, è finita la Supercoppa italiana, ha vinto la Juventus 1-0 col gol di Cristiano Ronaldo, però prima di vedere il servizio di Castelfidardo Avezzano, mi fa particolarmente piacere che ci sia Roberto Giammarino qui ospite in studio, perché è venuto a mancare nelle ore scorse Enzo Catena, storico custode dell'Angolana, che tu direttore conosci molto molto bene. Oggi sì, ci sono ti ringrazio perché ci tenevo affinché fosse ricordata la figura di questo ragazzo che è stato il custode, il magazziniere, l'anima dell'Angolana, aveva un carattere particolare, ci faceva rimproveri a tutti, però alla fine era una brava persona ed è venuto a mancare purtroppo a 50 anni. È difficile anche parlarne, peraltro avete visto anche le parole di Gabriele Pancoschi, l'occasione per fare le condoglianze. Lo ha ricordato, gli volevano bene tutti, ora una colonna, si è spento dopo a soli 50 anni dopo una brevissima malattia, davvero da parte nostra che seguiamo la Serie D. Anch'io colgo l'occasione per fare le condoglianze alla famiglia. E seguiamo questo campionato da tanto tanto tempo e insomma per me che quando sono entrato qui in questa redazione per la prima volta, l'Angolana in Serie D era insomma una delle squadre che lottava per vincerlo quel campionato, con Max Fanesi per esempio, con Pazzi, con tanti protagonisti tra cui Roberto Giammarino, insomma anche da parte nostra di tutta la redazione. Ed è stata ad un soffio dalla C. È stata un soffio, famosa partita ultima con la Maceratese, purtroppo. Peraltro a vantaggio della San Giustese contro la Maceratese allenata da Daniele Amaro. Va bene, dobbiamo correre adesso perché siamo quasi addirittura d'arrivo, ma dobbiamo vedere due servizi. Partiamo dal Galileo Mancini di Castelfidardo, vince l'Avezzano 0-3, il servizio di Andrea Costantini. L'Avezzano trova la prima vittoria del 2019, uno 0-3 che non ammette repliche sul campo del Castelfidardo in quello che era un vero e proprio scontro diretto. Per la squadra di Magnoni inizia già ad aleggiare lo spettro della retrocessione, mentre i marsicani ridanno linfa alla loro classifica con i gol di tutto il tridente. Nei padroni di casa c'è Radi che torna dopo aver scontato il turno di squalifica, out Bracciatelli, va in panchina l'ultimo arrivato, Semiao Granado. Nell'Avezzano modulo desueto per Giampaolo che schiera il tridente con Bruni al centro, Padovani e Samba ai lati, due interni di centrocampo, Crass e Conti, e De Rocis molto basso, tanto che in fase di non possesso i marsicani difendono a 5. Panchina per Di Renzo e Manari, giornata primaverile ma gara brutta per i primi 20 minuti, poi la sveglia suona con Crass che imbuca per Padovani, la cui conclusione è centrale. Replica Fidardense al 23esimo, ma la finalizzazione di Diouf è più che rivedibile. Al 25esimo l'Avezzano passa in vantaggio, traversone di De Rocis per Mattia Bruni che diventa
dimenticato della difesa marchigiana, non ha difficoltà a battere Mercorelli di prima intenzione. Primo gol in maglia biancoverde per l'ex Nero Stellati, giunto in prestito dalla San Benedettese. Al 32esimo Conti dalla distanza impensierisce Mercorelli, che interviene in due tempi, mentre al 37esimo è apprezzabile il tentativo acrobatico di Severini, tuttavia fuori misura. Gara ancora più in salita per i padroni di casa al 37esimo, intervento pericoloso e gratuito di Diuffa ai danni di Di Nicola e Bonacina di Bergamo non ha dubbi, rosso diretto e Castelfidardo in 10 uomini. L'Avezzano ne approfitta e raddoppia al 42esimo, Radi stende Bruni appena dentro l'area e calcio di rigore che Padovani trasforma di potenza per il suo terzo gol stagionale in biancoverde. Inizio di ripresa con Semiao Granado per Trillini nel Castelfidardo, ma nei primi 5 minuti è l'Avezzano a sfiorare il tris per due volte, sempre con Sambe che prima spreca una buona azione costruita da Crasse e Padovani e poi butta alle ortiche una sfera invitante giunta sui suoi piedi dopo un rimpallo. E allora al quarto d'ora i marsicani corrono un brivido sul destro a pelo d'erba di Severini, ben assistito da Pigini. Su questo sussulto marchigiano cala di fatto il sipario sulla partita. In inferiorità numerica il Castelfidardo non riesce più a spaventare Fanti. D'altro canto l'Avezzano si limita al controllo della partita senza infierire su un avversario giù di corda, almeno fino al 44esimo, quando Sam dal limite indovina una punizione perfetta che va a rifinire il risultato 0-3 e primo gol in maglia Avezzano anche per l'attaccante senegalese. Una vittoria tonificante per la squadra di Giampaolo, che può avvicinarsi nel migliore dei modi al derby del Dei Marsi di domenica prossima con Giulianova. Federico Giampaolo, era una gara molto importante, delicata dopo la sconfitta col Monte Giorgio ed è stata superata a pieni voti. Sì, dopo la sconfitta del Monte Giorgio, che è stata una batosta psicologica, perché sapete tutti, per il campo non abbiamo fatto una grande partita per tanti motivi, non si poteva dare un giudizio secondo me preciso, definitivo. Oggi siamo venuti qua, era una partita molto molto difficile perché per il Castelfidardo era una partita fondamentale per cercare di rosicchiare i punti a noi. Abbiamo fatto una partita di cuore, abbiamo fatto una partita bella perché siamo andati in vantaggio poi anche con agevolati dall'espulsione del giocatore Castelfidardo, poi la partita è andata sul binario che volevamo noi e l'abbiamo gestita al meglio. Qualche novità nel modulo o sbaglio? Con De Rocis praticamente una linea a 5, anche se poi è stato molto bravo, ha sfornato l'assist per il primo gol proprio De Rocis. Sì, no, abbiamo giocato con un 3-4-3 avendo De Rocis e De Nicola, che fanno molto bene la fascia sia in fase di possesso che di non possesso. Il ragazzo è da due partite che anche a Cesena si è comportato molto bene, un giocatore generoso, ma oggi era importante anche per Falù, era anche importante per Bruni, che sono arrivati da poco, si stanno inserendo bene, ancora non sono al 100%, però era fondamentale questa vittoria perché ci permette di respirare un attimino e di prepararci bene con domenica, con il derby con il Giulianova. Andrea, allora che succede a Avezzano? Trasformata questa squadra oggi? Beh, l'Avezzano sicuramente ha giocato meglio, i correttivi anche di natura tattica hanno giovato perché De Rocis ha fatto una ottima partita sia in fase difensiva sia in fase di spinta. Penso che l'Avezzano con i due mediani, Crasse e Conti, abbia trovato un migliore equilibrio e poi stava uscendo pian piano il talento di Bruni e oggi ha segnato anche Samb, che fino al gol insomma non aveva convinto oggi come era successo col Monte Giorgio. Magari quel gol lo aiuterà a sbloccarsi, quindi sicuramente dei progressi. Vero è che il Castelfidardo di oggi non è un test granché probante, questo bisogna riconoscerlo. È vero che comunque a Castelfidardo devi andare a vincere, il Giulianova domenica scorsa ad esempio non ci è riuscito, anche altre squadre hanno perso dei punti a Castelfidardo, però è l'ultima forza di questo campionato e oggi si è visto perché, ha giocato una partita assolutamente al di sotto delle attese. Sicuramente merito dell'Avezzano, ma sicuramente ci sono grandi limiti per la squadra di Vagnoni. Però l'Avezzano arriva bene al derby di domenica, che assume connotati ancora più importanti alla luce della sconfitta del Giulianova e di una classifica che proprio per il Giulianova va facendosi più corta rispetto alla zona pericolosa. Dunque sarà una gara assolutamente da seguire, dove l'Avezzano dopo lo stop col Monte Giorgio dovrà dimostrare che in casa
può riprendere a fare punti e il De Marsi deve tornare un fortino. Quindi un Avezzano oggi promosso, però tenendo presente i limiti del Castelfidardo. Direttore, rapidamente, prima stavo dicendo che Giampaolo è stato molto bravo perché a tenere duro in momenti che non sono stati semplici quest'anno ad Avezzano. Assolutamente, è stato molto freddo, molto riflessivo, ha tenuto l'ambiente tranquillo quando si facevano i proclami, quindi è stato secondo me molto bravo a gestire la situazione. È l'uomo che fa la differenza, Avezzano. Aldo, purtroppo non dulcis in fundo, ma amaro in fondo. Vediamo anche la sconfitta del Francavilla sul campo di Monte San Giusto. Io no, ci vado poco allo stadio per spese adesso che fa freddo. Non me l'aspettavo oggi la sconfitta, però a me Francavilla, quelle volte che l'ho visto, non mi è mai piaciuto. Però sesta vittoria consecutiva del Monte Giorgio di Massimo Paci. Scusa, ma sì. Bisogna anche parlare del campo basso, come sta venendo. Assolutamente, a proposito del fatto, fortissimo. Sta andando fortissimo, anche grazie al mercato di dicembre. Certo, però. Ha preso dei bei giocatori. Vediamoci l'ultimo servizio di stasera. Monte Giorgio Francavilla 1-0. Vediamo. Il Monte Giorgio infila sesta vittoria consecutiva mantenendosi a ridosso dei play-off. I rossoblù di Mister Paci hanno avuto la meglio sul Francavilla grazie al gol all'inizio ripresa di Terrenzio. Gara non spettacolare, con poche emozioni, che ha visto gli abruzzesi partire meglio. Già dopo pochi secondi è Dos Santos a provare la conclusione, ma il pallone viene ribattuto da un difensore che manda in corner. Al sesto è Mancini a tentare fortuna senza trovarla. I rossoblù faticano a trovare il ritmo e soffrono la freschezza ospite. Al 29esimo imbeccata di Banegas per Mancini, che arriva tu per tu con Menegatti, ma l'estremo difensore è bravo a dirgli no. È questa la più grande emozione della prima frazione di gioco. Nella ripresa Paci fa entrare Nasic e Omiccioli e l'inerzia della gara cambia. Al terzo si vede Albanesi che crossa per la testa di Sbarbati, ma spacca e attento. Tre minuti dopo Albanesi serve Nasic, il cui tiro è alto. All'ottavo si rivede Francavilla con un tiro cross di Mancini smanacciato da Menegatti. Al 12esimo estremo difensore di casa disinnesca con qualche difficoltà la conclusione di Bellanca. Al 17esimo la gara si sblocca. Corner dalla sinistra e colpo di testa perfetto di Terrenzio che mette dentro. Il Francavilla accusa il colpo e non reagisce. Alla mezz'ora Albanesi cerca Pellizzi che non arriva di testa. Al 45esimo gli ospiti hanno un sussulto con Di Renzo, ma Menegatti è attento e manda in corner. Dopo 6 minuti di recupero termina l'incontro con i giocatori del Monte Giorgio che festeggiano l'ennesima vittoria. Sì, perché penso che nel primo tempo, come hai detto tu, la mia squadra abbia fornito un'ottima prestazione. Gli è mancato solo il gol, gli è mancato magari l'ultimo passaggio per concretizzare, perché alla fine la partita l'abbiamo fatta noi. Poi sì, dopo aver preso gol sull'unica azione comunque fatta dal Monte Giorgio su un calcio d'angolo, abbiamo subito gol e lì poi siamo stati più confusionari, abbiamo buttato troppi palloni quindi alti, e quello non è il nostro tipo di gioco, però è per cercare di pareggiare una partita che sinceramente mi riesce anche difficile a commentare. Sì, è stata una bella partita. Devo dire che i miei ragazzi, dal punto di vista del carattere, della mentalità, oggi sono stati meravigliosi. Quindi penso che i complimenti siano tutti per loro, che sono ragazzi che stanno dimostrando di avere un carattere eccezionale. Detto questo, la partita è stata una partita giocata bene da tutte e due le squadre, giocata più sull'intensità, sull'aggressività che sul piano del gioco. Una partita sulle seconde palle, una partita sporca in cui ci sono state poche occasioni sia per noi che per loro. Noi siamo stati più cinici e abbiamo portato a casa sì la sesta vittoria di fila, il settimo risultato, che è una cosa per noi, squadra che ci fatta per la salvezza, è qualcosa di incredibile. Aldo, un po' deluso dal cammino del Francavilla di quest'anno? Ma io, guarda, quando l'ho visto giocare non mi ha mai entusiasmato. L'ho vista per curiosità proprio con Andrea, siamo andati a vedere Matelica Francavilla e vidi un bruttissimo Matelica e dissi ad Andrea, qui che lo può confermare, io, se per Francavilla l'ha vinta Matelica, ma il Francavilla ha giocato, cioè senza nervo, ti posso dire una cosa. Io, il Francavilla ha un grandissimo presidente, che forse in tutta la Serie C, presidenti come Candeloro, credo che ce ne siano pochi. A un certo punto, dopo l'esperienza l'anno scorso, fermo restando che secondo me giocava molto meglio il Francavilla dell'anno scorso di quello di quest'anno,
doveva guardarsi intorno, voglio vincere perché ce l'hai le possibilità, doveva prendere il meglio che offre il mercato. Per esempio, un direttore sportivo, ce ne sono Stefano De Angelis, Micciola è uno bravissimo, ti affidi a gente così e fai la squadra per vincere. Purtroppo, io ti dico onestamente, non conosco Racchini. Ogni volta che fa l'intervista a fine partita, se la partita l'abbiamo fatta noi, anche a Materi, che l'ho sentito io, ero vicino a lui, abbiamo fatto, come hai fatto tu la partita? E perdi. Cioè, secondo me, io non lo so, c'è un fatto che Francavilla non ha pubblico e questo è un deterrente, però il problema è questo, secondo me. Io fossi stato Candeloro, avrei agito in maniera completamente... Cioè, visto che ora ho le possibilità... Vabbè, e voglio vincere poi, campione. Poi nel calcio certamente poi sbagli. Certo, che questa è una tua opinione è chiaro, rispettabilissima, però ripeto, io non credo che il Francavilla abbia ha costruito una buona squadra. No, c'è un grande presidente, ha un allenatore secondo me bravo, anche con i ragazzi. Poi è chiaro che partite, stavamo dicendo, il Francavilla ha avuto 4-5 occasioni da gol nel primo tempo, il Monte Giorgio ha fatto un tiro di testa e è chiaro che diventa anche difficile spiegarla. L'allenatore che cosa vuole dire? Cioè, commenta quello che... Ho visto in casa Francavilla, Pineto, voi non c'eravate. E dico, ma per quest'anno 3-0. Lo sono andato a vedere a Baterica, credibile. Vabbè, poi ho visto una partita, può stare che penosa. Alcune partite escono meglio, alcune peggio. Però insomma, il momento non è affatto semplice. Perché non sono soddisfatto? Se io ci fosse stato un presidente normale, avrei detto, questo passa il commento. Ma questo Candeloro è un presidente con la P maiuscola, Poi magari bastano due o tre vittorie di fila per rilanciare ogni tipo di squadra, perché sono d'accordo con quello che diceva prima Roberto Giammarino, con un filotto di buoni risultati in questo campionato ti lanci veramente. Può darsi adesso, a parte che questo campionato si deciderà almeno sia per la griglia play-out che per i play-off, nelle ultime 10-11 partite, perché chi ha più birra in quel periodo riuscirà sicuramente il calcio sarò il primo, a chiedere, io la vedo così. Ecco il prossimo turno, siamo in chiusura, si torna in campo già domenica. Avezzano Giulianova, inquadratemi l'inviato del De Marsi, inquadratemelo. Eccolo qua, Avezzano Giulianova, Andrea Costantini, lieto di poter raccontare quella partita. Forlì Campobasso, Francavilla Vastese, vediamo anche le convocazioni. Ania Cantagalli ci sarà per noi, Jesina Notaresco ancora non... Questa è la partita, Francavilla Vastese domenica da... Poi Jesina Notaresco, Matelica Montegiorgio, Agnonese Castelfidardo, Recanatese Savignanese, San Maurese Cesena, San Giustese Pineto, Roberta Di Sante, lo diamo in anteprima a Roberto Giammarino, anche la nostra inviata, e Sant'Arcangelo Isernia. Sarà la 23ª giornata di campionato. Grazie ad Aldo Fattore, grazie Aldo per essere stato con noi. È stato un piacere. Grazie e in bocca al lupo a Roberto Giammarino. Grazie direttore per essere stato con noi. In bocca al lupo al Pineto. Grazie a Andrea Costantini in redazione. Ciao, a domenica. Mega puntatona. Puntatona con due derby e tutte le altre partite della Abruzzese. No, ma poi attenzione, c'è il Pescara la sera, quindi domenica. Lunghissimi. Come ti vedo meno teso di prima? Guardatemelo, eccolo qua. Guarda com'è contento. Va bene. Stanotte dormi bene. Domenica torniamo con una domenica super, perché ci sarà la Serie D il pomeriggio con diretta stadio. L'Abruzzo del pallone, che sarà solo l'antipasto a Pescara Cremonese di domenica sera alle 21. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Buon proseguimento di serata.